Breaking news. Good morning Vietnam. Bentornati ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Breaking News. Oggi è una puntata speciale perché abbiamo qui un ospite che rappresenta un qualcosa di importante, di speciale. E non so se lei ha intanto si presenti come si chiama. Giusto, io mi chiamo Nicola Corrado Zanati e rappresento l'ADMO. Ecco, la interrompo un attimo soltanto su questo, perché non so se lei ha mai visto altre puntate di Breaking News. Noi partiamo sempre con una domanda, ovvero di descriversi solitamente in tre parole. In questo caso le voglio chiedere di descrivere ADMO in tre parole. ADMO, e poi magari ci dà una... ADMO in tre parole e donare vita. Ridonare vita a chi aspetta di essere... di avere il famoso trapianto di midollo osseo e quindi ridare vita. Sì, sì, a proposito, prima che la interrompa si stava spiegando meglio il tutto, perciò... No, la nostra missione è quella di ricercare potenziali donatori di midollo osseo, e specifico midollo osseo e non midollo spinale, perché purtroppo la maggior parte delle persone pensano che sia il midollo spinale, in realtà è tutt'altra cosa. Quindi la nostra missione è quella di entrare nei posti dove trovare giovani dai 18 ai 35 anni, e poi spiegherò perché questo lasso di età dai 18 ai 35 anni, e farli entrare in questo registro mondiale, e perché purtroppo la compatibilità fra un donatore e un ricevente è una a 100.000, sì, quindi sì. È abbastanza bassa. Sì, no, infatti penso che molti ragazzi che stanno ascoltando, io mi sono un po' informato prima della puntata, però non sanno molto, molto bene come funziona la donazione, quali procedimenti ci devono essere per poter donare, ma soprattutto, come stava dicendo lei, in quali condizioni è possibile donare o ricevere appunto il midollo osseo. Allora, il primo step è quello di cosiddetto tipizzazione, sarebbe quello di fare un prelievo di sangue di due provette, e su questo prelievo il centro di tipizzazione del policlinico fa tutta una serie di esami abbastanza particolari, e questi dati vanno in questo registro mondiale. Come avviene la donazione? Io ho detto prima, la compatibilità è una 100.000, nel momento in cui, premesso, stiamo parlando di malati di leucemie e determinati tipi di malattie del sangue, quindi quando questo, spesso sono bambini che hanno questo tipo di malattia, sono in attesa di trovare il compatibile, prima si cerca la compatibilità in famiglia, e lì abbiamo la compatibilità di 1 a 4, però sappiamo benissimo che famiglie con 4 fratelli oggi è cosa rara, e quindi si passa a questo registro mondiale. E nel momento in cui i dati tuoi, facciamo ad esempio tuo, sono compatibili con un ricevente che si avvicina al 100%, viene chiamato dal centro trapianti, e lì ti fanno tutta una serie di esami della testa ai piedi, quindi molto accurata, perché il ricevente deve avere un midollo osseo dal donatore idoneo e sano, cioè nel senso che il donatore deve essere una persona sana, che se uno ha altre patologie non gli basta la leucemia al ricevente, no, non può avere anche altre patologie, e quindi e diciamo, come il concetto di donare un organo anche se è danneggiato, tipo un fumatore non può donare, o un alcolizzato come non può donare il pancreas, il fegato. Sì, la differenza sostanziale fra i donatori di organi e i donatori di sangue e del midollo osseo è che sappiamo benissimo che la maggior parte degli organi si può donare di cui uno non è più in vita. Invece con la donazione al midollo osseo è in vita, quindi tu
da vivente puoi ridare vita a un'altra persona. Sì, magari persone che si preoccupano per se stessi, non siano in livello osseo, li possiamo, diciamo, rassicurare, nel senso Nel che senso, sì, che non ci sono delle ripercussioni no, personali. assolutamente no, anche perché mentre qui spiegherò come avviene la donazione, molti diranno: ma è una cosa così semplice, perché non farlo? Perché non eventualmente farlo? Perché anche se entri in questo registro, non è detto che dovrai donare per forza. Può essere, se faccio l'esempio su di me, io sono uno dei primi tipizzati della provincia di Bari, non ho mai donato perché il mio fratello genetico non si è mai ammalato finché stavo nel registro, quindi non ha avuto bisogno del mio midollo. Come avviene? Avviene come se stai facendo oggi, come oggi più dell'80% delle volte lo si fa in questa maniera, come se stai facendo una donazione di sangue. Cioè, nel senso che per 5 giorni prima della donazione prendi dei fattori di crescita, questi non fanno altro che aumentare le cellule staminali nel sangue, perché sono concentrate nelle ossa piatte, quindi nel bacino, e poi vai lì, stai attaccato a questa macchina per 5-6 ore che ti prendono il sangue entra in un'altra macchina che prende la cellula staminale e ti riniettono il sangue. Quindi Sì, non si non può. altro che devi stare 5-6 ore attaccata a questa macchina, sveglio, non è che devi prendere farmaci per addormentarti, assolutamente no, perché la donazione avviene come se stai, ripeto, stai donando il sangue e basta, è finito là. Questa è la donazione. Quindi con questo semplice gesto puoi salvare una persona. Le volevo fare una domanda per quanto riguarda in generale la questione donazioni negli anni, ovvero lei da quanto lavora più o meno insieme ad Asmo, con quanto collabora? Io sono con la prima donatrice ad Altamura, che si chiama Angela Carissima, nel 2001 abbiamo messo su Adbo ad Altamura. Quindi da 22 anni che Adamo Altamura è presente nel territorio di Altamura. E secondo lei in questi 22 anni è cresciuta la sensibilità o comunque è più frequente in una persona il fenomeno della donazione? È in evoluzione? Secondo lei c'è stato Allora, l'adesione, perché stiamo parlando di ragazzi che aderiscono e quindi che vogliono Esatto. entrare nel registro, perché come donatori effettivi in questi 22 anni abbiamo 5 soltanto donatori effettivi. Ma l'adesione da parte dei giovani negli anni è aumentata, cioè nel senso che io faccio sempre, quando sto nelle scuole o nelle parrocchie, faccio questo tipo di esempio. Quando il primo incontro che abbiamo fatto 22 anni fa, dove volemmo chiamare tutti i tipizzati di Altamura, nella sala erano presenti il sindaco, il vescovo, noi dei volontari, e facemmo soltanto la foto ai relatori perché non c'era nessuno. Zero, cioè zero presenza. Oggi le scuole ci chiamano, cioè Sì, significa ma che Atmo in generale è cresciuto molto come. sì, è cresciuta molto, perché oggi l'adesione, quando io faccio sensibilizzazione nelle scuole, ho una maggiore partecipazione, quindi adesione. Per fare un esempio, l'anno scorso in due scuole insieme abbiamo fatto più di 80 tipizzati, ciò che negli anni precedenti per me era un risultato che non esisteva proprio. Cioè, oggi riesco, forse perché, ecco, più presenza, i giovani leggono di più il discorso su internet, e quindi capiscono prima di che cosa stiamo parlando. Sì, Cioè, magari rispetto a prima è più facile anche raggiungerli.
è più facile anche Anche il raggiungerli. fatto che adesso siamo qui Ecco, è... io cerco dove posso di inserire il discorso Atmo, quindi quando ho saputo questa possibilità di entrare anche qui, ho chiesto la cortesia a te, Sì, quindi no, con piacere. grazie veramente della... Anzi, mi scuso adesso, non ho fatto prima di ringraziarvi No, no, non c'è bisogno, dell'ospitalità anzi, data. è un momento... Secondo me è importante comunque arrivare i ragazzi in qualche modo anche su queste tematiche. Noi molto spesso trattiamo argomenti che fanno riferimento alla nostra vita da studenti, da ragazzi, però non abbiamo mai affrontato un argomento del genere, perciò anche portare questo tipo di argomenti sul podcast può essere più che altro anche un modo per conoscere questo mondo, perché Anche di magari informazioni. molti ragazzi che stanno ascoltando non sanno bene come funziona la donazione, come ci hai spiegato prima. Per esempio, io non sapevo come avvenisse la donazione del dello osseo prima di documentarmi un po' prima della puntata. Quindi Dicevo prima il fonte discorso di di... No, informazione dicevo prima il discorso dei 18-35 anche. Ah, anni, sì. cioè, è logico che si entra come maggiorenne. Si può entrare fino a 35 anni compiuti, quindi 36 meno un giorno, perché le motivazioni sono due. Uno è la tipologia del midollo, quindi più è giovane il Donatore. donatore, e il migliore è il midollo anche per chi lo deve ricevere. Secondo è anche un problema di costi, cioè nel senso che fare quegli esami che ho detto prima su quelle due provette ha un costo che è abbastanza elevato e quindi, tra virgolette, lo Stato investe su di te almeno per 20 anni, cioè perché se entri a 35 e ci rimani fino ai 55 anni, per 20 anni lo Stato ha investito su quella persona. Se entrano giovani, diciamo giovani dai 40 in su, l'investimento è inferiore, quindi Sì. lo Stato ha messo questo limite. È logico che questo limite avviene per il discorso dell'entrare nel registro, ma di cui succede in famiglia, la prima cosa, Lì sì. in quel caso il discorso dell'età salta perché vengono individuati, ricercati nell'ambito familiare, quindi se anche uno ha più di 40 anni ed è compatibile può tranquillamente donare. Sì, anche perché prima ci stava spiegando che in famiglia è molto più probabile trovare una E compatibilità. allora, è più facile solo se hai una famiglia numerosa, cioè nel senso che ho detto è 1 a 4. 1 a 4 significa che su quattro fratelli trovi un compatibile, e che non è Sì. neanche detto che sia compatibile, può essere pure che tutti e quattro nessuno è compatibile. E quello è il primo step che viene fatto, cioè il centro trapianti prima verifica in famiglia, se non viene trovato in famiglia si passa sul registro. A proposito, mi sono documentato anch'io su Atmo e ho visto che ci sono varie sedi in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia c'è almeno una sede. Nel caso in cui si trovasse un donatore che sia, per esempio, dal nord, servirebbe, cioè è compatibile con una persona che abita al sud, che ha Allora, bisogno di... cioè come aiuta Atmo il processo di... Adamo cerca di far inserire il discorso dove si trova il donatore. Il donatore si può trovare, io ho parlato di un registro mondiale, quindi si può trovare in Francia, si può trovare in Germania, si può trovare in America, si può trovare in Russia. Ultimamente, qualche mese fa, è arrivato per uno della Calabria il midollo dalla Russia, nonostante quello che sta succedendo. È arrivato anche da Israele, cioè nel senso che il compatibile non è il vicino di casa. E può Quindi è essere difficile, anche... già che non possa essere il fratello. A Penso. me, cioè io sto parlando del discorso del registro, cioè escludendo il discorso del fratello che non è compatibile in quel momento,
per il registro è mondiale e quindi puoi trovare il compatibile anche fuori Italia. Noi abbiamo fra i cinque donatori la centesima. Si chiama Sara, lei ha donato in tutte e due le maniere, perché il secondo modo di donare è quello col vecchio metodo, quello che si fa in anestesia e si fa il prelievo dal bacino. E lì viene utilizzato meno del 20% oggi come oggi. Lei ha, la prima volta ha donato. Cosa cambia come metodologia? E diciamo che dipende molto dalla tipologia del midollo che necessita Ah, il ok. ricevente, e quindi in quel caso l'equipe medica decide qual è il modo migliore per donare, per prendere dicevo, la prima donazione l'ha fatto col vecchio metodo, quindi in anestesia. Fu accompagnata da noi come volontaria al policlinico e lì dopo 2 giorni era tranquillamente a Ischia a farsi le vacanze. Questo per dire che non ci sono problemi per il donatore. Dopo, non ricordo se 7-8 mesi, è stata richiamata perché quando tu doni esci dal registro e sei a disposizione di quel donatore, di Ah, quel ok, ricevente, perché diventi quasi eh collegato allora. sì, perché nel caso di problemi successivi o di rigetto, ecco, non devono Ok, trovare un altro. un altro o stare lì a ricercare, ce l'hanno già il donatore e quindi Ma quante tipologie esistono? Se è così difficile trovare. ha detto la comunità è una 100.000, anzi Ah, adesso una 100.000, una quanti sono? 100.000, anzi nel sud con le varie invasioni che ci sono state nei secoli, il discorso genetico si è diversificato e quindi arriviamo anche a una 120.000, quindi ancora peggio Sì, per quanto riguarda il discorso del effettivamente. sud. Questo è il modo, quindi ecco la semplicità della donazione, però sai che io normalmente faccio questo tipo di esempio, cioè io paragono la donazione a come se, facciamo un esempio, Ilva, che è una grossa azienda, però intorno ha tante piccole aziende, quindi ha tutto l'indotto che lavora per Ilva. Nel momento in cui, ecco, portando il discorso invece al discorso nostro, in una famiglia si ammala un bambino di leucemia. Ecco, non si ammala soltanto quel bambino, ma tutto l'indotto, cioè nel senso che sta male il nonno, la nonna, il padre, la madre, il fratello, lo zio, qui c'è tutto quelle persone che girano intorno a quel bambino. Ora tu, con quel semplice gesto di donare come se stai donando il Salvi la sangue, famiglia. non salvi soltanto il bambino, ma riporti in vita tutto l'indotto, quindi tutte le persone che girano intorno a quel bambino. Sì, salvi probabilmente 10 famiglie Esatto, intorno a quel esatto. bambino in realtà. Anche perché tutti abbiamo vissuto magari il momento di perdere un caro e sappiamo che cosa si prova, perciò. In realtà a me piacerebbe concludere con questo invito. No, io ho 18 anni, quindi posso inserirmi all'interno del registro, già non Io ancora. ancora Tra un purtroppo, po', tra 2 mesi. quando potrà. Chi vuole si può collegare Esatto. al sito ADMO Puglia, dove c'è la pagina Diventi donatore, compili il modulo, perché bisogna prima compilare un modulo online, nel momento in cui l'hai compilato, quindi hai superato quel modulo, perché ci sono tutta una serie di domande che ti fanno, entri in questa piattaforma di ADMO Puglia, dove a seconda dove tu hai scelto, facciamo l'esempio tuo, scegli l'ospedale di Altamura, vieni contattato da un volontario di ADMO per fissarti un appuntamento direttamente con il centro trasfusionale, vai lì e fai questo prelievo di due provette di sangue. Questo è tutto.
Quindi invitiamo tutti quanti a farlo, tutti i ragazzi maggiorenni che ci stanno ascoltando, ma anche magari i professori, perché noi veniamo ascoltati anche dai professori, quindi anche loro possono partecipare alla L'importante causa. è che non superi i 35 Ah, anni. l'importante è che non superi i 35 anni. Però, Ah, c'è se, qualche no, no, problema. però c'è da dire anche questo. Spesso il blocco avviene in famiglia, cioè nel senso che i genitori, non sapendo di che cosa stiamo parlando, pensano chissà che cosa deve fare il figlio e lo bloccano dicendo no, tu non ti devi Quindi è giusto che tipizzare. Quindi anche ascoltano. il professore che ha superato quell'età, però c'ha i figli in casa, può tranquillamente passare il messaggio. Sì, quindi è comunque importante alla fine che sia arrivato questo messaggio anche a loro. Noi Nicola lo riavremo con noi a scuola. Sì, io sarò presente al classico il 16 marzo e quindi farò sensibilizzazione anche direttamente ai ragazzi. Quindi il 16 marzo ci rivedremo. Con noi è stato gentile, ci ha portato i braccialetti, portachiave. Quindi magari Infatti. portachiave dei 30 anni di Admo, più facciamo gli auguri. Sì, grazie. Quindi auguri a Admo e chiudiamo in questo modo, quindi ci vediamo nella prossima puntata e ci vediamo anche con Nicola a scuola. Grazie a voi.